Una nuova voragine ad Alcamo per quanto riguarda la rete fognaria. Quando è accaduto e che cosa hanno fatto gli uffici? Ma intanto è successo il 25 aprile, in verità appena abbiamo fatto la segnalazione, immediatamente gli uffici sono attivati, hanno fatto intanto la messa in sicurezza con le transenne e l'indomani che poi è il 26 gli uffici tecnico, cioè integrata con le fognature sono venuti i geometri, sono venuti con gli operai praticamente, hanno fatto la verifica di quello che era successo naturalmente. Hanno fatto intervenire un autospurgo perché un attimo dopo c'è, dove c'è la voragine, c'è una vasca di decantazione delle fognature che arrivano dall'alto. Hanno fatto uno spurgo importante perché hanno tolto due. Però il problema è rimasto, come si vede, è rimasto con il liquame a cielo aperto e che non solo c'è intanto il pericolo della strada che qui come si può vedere da un momento all'altro si collassa anche in altri punti e se ne scende di livello praticamente la strada con il rischio della circolazione e i problemi che questo può comportare. La seconda questione è il fetore che voi stessi già percepite e anzi oggi che ci esce l'occhio come diremmo in gergo si stravia praticamente e gli uffici fino a stamattina, che già sono 11 giorni, che abbiamo contattato, ci hanno detto che stanno lavorando per intervenire. Naturalmente l'intervento, da quello che ci sembra di capire, è un intervento ordinario, nel senso che il comune pare che ha già dato un appalto per altri problemi e che ancora deve essere consegnato questo appalto per altri lavori, non so bene esattamente, alla ditta e la ditta poi dovrà eventualmente nei tempi e nei modi intervenire. Sicuramente non può essere un problema, diciamo, ordinario, perché questo è un problema di emergenza. Quindi quello che vi preoccupa è la tempistica. Noi ci preoccupa intanto il fatto che ci sono rischi patogeni, perché il liquame a cielo aperto, poi qui noi abbiamo tra l'altro nella nostra struttura abbiamo le vasche dell'acqua, vicino passano anche delle tubolature d'acqua, insomma siamo seriamente preoccupati, ripeto, fermo restando il fatto che gli uffici obiettivamente sono intervenuti con energia. Secondo me, secondo noi, pensiamo che un problema di questo tipo, che è di emergenza, deve essere affrontato dalla politica, dall'amministrazione, intervenendo con gli strumenti dell'emergenza.